Questo audiovisivo è stato ideato e diretto da Dmitry Nazin, noto ricercatore e sensitivo russo, membro dell'Accademia delle Scienze di Mosca. Egli ci propone un'indagine nel campo delle attività extrasensoriali svolte dai suoi colleghi più qualificati. Vorrei parlarvi prima di tutto dell'aura, quella che noi in Russia chiamiamo biocampo, quel fascio di energia che avvolge ogni essere umano e che è più evidente nei sensitivi. Questi hanno il potere di vederla sugli altri sotto forma di una lieve luminescenza attorno a tutto il corpo. Come altri ricercatori, Tveri Alexei Isolov, cineasta sensitivo, dopo averla vista coi propri occhi su una collega, volle tentare di riprenderla con la macchina da presa. Per ottenere un risultato apprezzabile, si vide costretto ad usare un fondale di velluto nero. Aprendo il diaframma, l'immagine del soggetto risultava sovraesposta, mentre l'aura si estendeva maggiormente. Con una speciale apparecchiatura che prese il loro nome, i miei connazionali Semyon e Valentina Kirlian riuscirono a fotografare soggetti di vario genere che presentavano un alone tutto attorno e che secondo alcuni dovrebbe essere l'aura. Ma la scienza ufficiale ha messo in discussione la validità di questo sistema, in quanto ritiene che non si tratti dell'aura vera e propria, ma di radiazioni di calore. Ma al di là di questi esperimenti, è provato che quanto più l'uomo è vicino a Dio, tanto è più forte la sua aura. L'iconografia cattolica, infatti, rappresenta attorno alla testa dei santi un nimbo di notevoli dimensioni. Ciò conferma i loro poteri taumaturgici, in quanto l'entità dell'aura è direttamente proporzionale ai valori spirituali e all'energia terapeutica emanata dai sensitivi. I santi, infatti, non guarivano solo gli ammalati, ma purificavano anche le anime. Anch'io ho tentato di fare qualche fotografia nella speranza di evidenziare l'aura, ma devo dire che i primi risultati sono stati negativi. Queste fotografie vi mostrano l'esito dei miei esperimenti. Ho voluto anche cimentarmi con una cinepresa professionale e dopo non poche delusioni ho ottenuto immagini di auree abbastanza chiare. Ma ciò che mi ha maggiormente sorpreso sono state delle serie di palline concatenate che apparivano attorno alla testa del soggetto. Queste si irradiano attorno all'aura. Le definiamo flussi di energia cosmica e sono stati fotografati anche da altri extrasensitivi come Vassili Sukariev e Alma Ata Leonid Plitzker. Nel corso di una trasmissione televisiva, Plitzker ha visto questa figura e l'ha fotografata. Vediamo quindi che al di là dell'aura e dei cosiddetti flussi di energia cosmica, è possibile impressionare sull'emulsione fotografica altre immagini che spesso sfuggono all'occhio umano e delle quali è difficile identificare le origini. Durante un concerto, Plitzker vide e fotografò sulla porta del teatro questa figura, che alcuni identificarono nel compositore Johann Brahms. In quel momento l'orchestra eseguiva la danza ungherese del musicista tedesco. La serietà professionale di Plitzker è indiscussa e le sue documentazioni sono ineccepibili. Vediamo ora alcuni esperimenti condotti dal ricercatore Permi Gennady Krokaliev sul fotografo statunitense Teddy Sirius, che ha la facoltà di trasmettere delle immagini sull'emulsione fotografica benché l'otturatore sia chiuso. Va precisato che questi esperimenti hanno successo solo dopo che Teddy Sirius si è bevuto una buona quantità di whisky. I primi risultati sono deludenti. Ed ecco che si esibisce nel secondo tentativo. Mentre Sirius beve un lungo sorso di whisky, constatiamo che sulla foto appaiono ancora solo chiazze confuse, che però confermano l'emissione di una scarica energetica. Di solito le immagini buone appaiono solo dopo 30 o 40 tentativi, con il concorso di abbondanti dosi di liquore. Ora invitiamo Sirius a concentrarsi su un teschio affinché desti nel suo cervello immagini relative al Paleolitico. Dopo una nuova bevuta, Eddie trasmette sulla emulsione le immagini che seguono e che vediamo in sequenza. L'ultima immagine viene da noi completata graficamente secondo quanto Sirius ci descrive di aver pensato in quel momento. Lo psichiatra Gennady Pavlovich ha sottoposto a degli esami particolari alcuni alcolisti. Come è noto, il delirio alcolico genera nella mente immagini da incubo che Pavlovich si è fatto descrivere dai soggetti stessi e che ha fatto disegnare da un suo collaboratore.
Pavlovich ha trovato un sistema per fotografare queste loro visioni, sperimentando prima su se stesso la possibilità di impressionare la pellicola con emissioni dello sguardo. Dopo aver fissato per 30 secondi questa immagine negativa, guardando una parete bianca, l'immagine gli è apparsa ben delineata in forma positiva. Ha posto poi l'immagine davanti a un caricatore in cui era sistemata una carta sensibile fotografica. Quindi ha fissato l'immagine per alcuni secondi. Poi ha spento la luce. Infine ha aperto il caricatore fissando gli occhi sulla carta sensibile per 5 o 6 minuti secondi. Ed ecco il risultato dopo aver sviluppato la pellicola. Ciò che doveva essere un effetto di inerzia della sua retina era in realtà un raggio in grado di impressionare l'emulsione fotografica. Per poter riprendere le allucinazioni degli alcolisti, Pavlovich ha ideato questo congegno. Una maschera da sub a cui è stata applicata una macchina fotografica. Posto l'apparecchio davanti agli occhi dei vari soggetti nel buio più assoluto, ecco le immagini che sono state fotografate. Attorno al corpo di questo paziente era attorcigliato un serpente. A quest'altro, una specie di vampira ha tentato di mordere il collo. A questo è apparso un robot occhialuto. Pavlovich ci ha dimostrato così che alcuni messaggi visibili vengono emessi attraverso gli occhi e che, così come vengono percepiti da un'emulsione fotografica, possono essere ricevuti da un sensitivo attraverso il cervello. Ma veniamo ai poteri del rabdomante, colui cioè che è in grado di percepire le vibrazioni misteriose emanate dall'acqua o dai minerali esistenti nel sottosuolo. Nikolai Sachevanov, ricercatore e biologo, è un sensitivo. Egli ci mostra una serie di piccole antenne da lui chiamate bioradar. A mezzo di queste antenne ha localizzato giacimenti e sperimentato nuovi metodi di valutazione in campo biologico. L'acqua è un ottimo accumulatore di energia, anche di quella emessa da un sensitivo pranoterapeuta. Chimicamente, l'acqua caricata dalle radiazioni di un pranoterapeuta non cambia. Varia invece la sua resistenza elettrica, come dimostra Liuba Tarnova, che con la sua applicazione ne modifica la conduttività. Ora vorrei effettuare un piccolo esperimento con Nikolai Sachevanov. Nikolai non sa in quale recipiente l'acqua è stata caricata con l'energia che emetto attraverso le mie mani. Il biologo passa con la sua sonda bioradar sopra i 6 vasetti e identifica quello con l'acqua da me trattata. È provato che ogni uomo irradia attorno a sé un'aura e che attraverso le proprie mani può generare un campo che, per esemplificazione, chiamo magnetico. Assistiamo ora ad alcuni esperimenti eseguiti a Mosca dai più noti sensitivi russi, sotto il controllo di una commissione dell'Accademia. In questo caso, Alexei Mirovin riesce a muovere l'ago di una bussola facendolo ruotare di alcuni gradi. Osservate ora come Sergei Lermontov, con grande facilità, fa ruotare l'ago addirittura di 360 gradi. Ben più potente è il campo generato da Ivan Esenin, che dopo alcuni tentativi riesce a spostare una comune videocassetta.
Per dimostrarci poi che la struttura magnetica del nastro non ha alcuna importanza nell'esperimento, si impegna a muovere un pacchetto di sigarette. Che dire della dimostrazione che segue? Sergei si trova a oltre 4 metri dalla candela accesa. Riescono queste esibizioni, controllate da eminenti scienziati russi, a convincere gli scettici? Osservate lo stoppino. L'extrasensitiva Helen Suchareva manifesta le sue proprietà bioenergetiche attraendo a sé, come una calamita, oggetti non solo metallici. Un'altra commissione, dopo aver verificato che il soggetto non ha addosso calamite o altri oggetti estranei all'abbigliamento, testimonia un'esibizione che ha del miracoloso. La bioenergia del sensitivo muove con facilità questo comune tubo di ferro. C'è da domandarsi perché la cosiddetta scienza ufficiale, anziché ignorare o deridere queste manifestazioni, non indaghi con serietà e impegno sulle proprietà sconosciute, ma incontestabili, che i sensitivi manifestano anche con guarigioni miracolose. Anche le levitazioni di oggetti di vario genere, come documentato da queste fotografie, lasciano perplessi gli scettici. Ma questi, se subiscono controlli e verifiche da più persone di indiscussa serietà, non si possono definire trucchi o giochi di prestigio. Il nostro gruppo di ricerca di sensitivi ha tentato di ottenere la levitazione di esseri umani, così come la si ottiene con gli oggetti a mezzo della psicocinesi. Ma i risultati non sono stati quelli voluti, benché in queste immagini sia evidente l'effetto del flusso emesso dai sensitivi anche a una notevole distanza dal soggetto. Nel monitor vediamo una camera mortuaria di Mosca. Vi si trova il cadavere di un uomo colpito da infarto 2 giorni prima. Un ufficiale medico dell'esercito impegnato in attività paranormali ci dimostra come col suo flusso riesca ad attivare il sistema nervoso e muscolare del defunto sino a fargli alzare le braccia e il busto. Questo avviene sotto i nostri occhi dopo una verifica dettagliata e la constatazione di morte del soggetto. Un esperimento sorprendente e incontestabile. I critici sorridono diffidenti. Ben diversa fu l'opinione dei servizi segreti sovietici. Come vedremo, in seno al KGB esisteva una sezione che sapeva valorizzare per certi E veniamo alla pranoterapia russa, praticata anche a distanza, come mostrano queste immagini con il concorso della grafica che evidenzia sia l'aura sia il flusso della sensitiva.
In rari casi, la cura può avvenire anche a mezzo psichico. La pranoterapeuta, concentrandosi, identifica nel corpo del paziente le parti sofferenti e in questo caso trasmette col pensiero impulsi attivi che conseguono guarigioni eccezionali. Ricordo che non si tratta di eccezioni. Nell'Unione Sovietica ci sono sempre stati guaritori che riescono a fare diagnosi a distanza a mezzo della chiaroveggenza. Il sistema tradizionale pranoterapeutico con l'applicazione delle mani è molto praticato in tutto il territorio dell'ex Unione Sovietica. Ma in Russia, e specificatamente a Mosca, è molto diffuso e richiama una folla di pazienti che constata sul proprio corpo i benefici curativi della pranoterapia. In questo caso, le applicazioni sono fatte simultaneamente da due sensitive molto apprezzate e conosciute. Ma ritorniamo alle proprietà di alcuni sensitivi che si manifestano però anche fra la gente comune. Mi riferisco alla telepatia e alla trasmissione del pensiero. Risulta che da parte degli enti militari e dei servizi segreti del nostro paese sia nato negli anni passati un vivo interesse per queste proprietà tipiche dei sensitivi. È noto che la stessa polizia sovietica si è appoggiata spesso per le sue indagini alla parapsicologia. È il caso della sensitiva Nazarenko, che con la sua chiaroveggenza ha portato al ritrovamento di persone scomparse, come in questo caso, quando localizzò il luogo esatto dove si trovava il corpo di un uomo vittima di un delitto. Corre un filo diretto fra il comando della polizia di Mosca e gli studi di alcuni sensitivi. E spesso questi si recano presso il comando per localizzare sulla carta geografica dove si può trovare il ricercato. È il caso del sensitivo radioestesista Nikitin, che valendosi di una foto e di un bioradar, stabilisce dove si può trovare la persona scomparsa. Altre facoltà paranormali sono state prese in esame dai settori di ricerca militari e dei servizi segreti. Mi riferisco, ad esempio, alle capacità volitive e psichiche di chi può camminare sui carboni ardenti. Il termometro segna 560 gradi centigradi. Anche questo può essere un modo per dimostrare che l'uomo, specificatamente un sensitivo, può varcare i limiti della logica fisiologica avvalendosi di proprietà psichiche paranormali che potrebbero essere anche valorizzate da individui adeguatamente preparati, impiegati in determinate missioni rischiose. Questo non è solo fakirismo, ma consapevole autocontrollo e misurata valorizzazione delle proprie caratteristiche paranormali. Questo sensitivo dell'Unione Sovietica Orientale è sottoposto ad un bagno di acido solforico. È un fenomeno parapsicologico, ma anche una testimonianza di sopportazione della sofferenza a qualsiasi stadio per un agente che potrebbe essere impiegato in una rischiosa missione speciale di spionaggio. So che lei non può dirci né il suo nome né indicare il luogo dove ha prestato servizio. Si parla spesso dell'esistenza di agenti sotto il nome in codice zombie. Che ne sa lei di questo? Sono uomini che di solito occupano cariche di alta responsabilità e che in una certa ora X vengono messi in azione, anche inconsapevolmente, per missioni di grande importanza diplomatica o militare. Questi agenti sono dei sensitivi? Naturalmente. Agendo in base al segnale ricevuto, il soggetto predestinato a volte svolge quasi automaticamente la missione assegnatagli. Ed è previsto che la missione programmata più di una volta possa o debba concludersi con l'autodistruzione. La pratica di questi metodi ha dato e sta dando risultati eccezionali a favore di molte divisioni dei servizi segreti dell'Unione Sovietica e credo di altri paesi. La collega russa Vilenskaya ricorda che ci sono però anche valorizzazioni positive, direi benefiche, degli extrasensitivi al servizio dello Stato. Esiste ad esempio l'Istituto della Divisione Spaziale della Città delle Stelle a Mosca, dove si allenano i cosmonauti. Qui sono stati utilizzati dei sensitivi per tenere sotto controllo a distanza le condizioni fisiche dei cosmonauti impegnati nello spazio. Ma non si limitano solo a questo. I sensitivi valorizzano anche le loro capacità di pranoterapeuti, sempre a distanza,
per diminuire ad esempio lo stress dovuto a lunghe permanenze nello spazio e per migliorare le condizioni fisiche. La Vilenskaya, in una conferenza tenuta anche in Italia, ha auspicato che tutti coloro che si interessano di fatti paranormali, parapsicologici e di pranoterapia comprendano che le nostre doti devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per fini di bene. E io aggiungo che la vita ci ha insegnato che molti uomini famosi, dotati di grande fascino, di notevole intelligenza e a volte di poteri paranormali, sovente hanno determinato danni incalcolabili all'umanità, ai loro ideali e a se stessi, quando hanno trasformato la massa in una colossale arma esplosiva. Tutti noi uomini comuni o dotati di qualità paranormali dobbiamo svolgere la nostra opera benefica nell'interesse della fratellanza universale. Vi ringrazio e vi saluto.